Bene ragazzi, allora chiediamoci chi era Bobby Baslem. E per rispondere a questa domanda si può partire da questo libro, Bobby Baslem, scritto da Cristina Battoclete. Allora, Bobby Baslem è un triestino nato all'inizio del secolo, ha vissuto a Trieste per qualche decennio, poi si è trasferito a Roma. Cos'era? Chi era? Era, possiamo chiamarlo, un animatore culturale, possiamo chiamarlo come un esperto di libri, possiamo chiamarlo come un importatore di cultura dall'estero, possiamo parlare come uno che sa gestire la cultura, stiamo parlando soprattutto di libri, è uno che a Trieste conosceva e era amico anche di Montale, era di Saba, ha aiutato Svevo nella pubblicazione dei suoi libri. Quindi era uno che conosceva innanzitutto molte lingue, ha vissuto fino al 1918, Trieste era sotto l'impero asburgico, quindi il tedesco era una lingua conosciuta un po' da tutti, oltre all'italiano e molto spesso lo sloveno, e quindi c'era un ambiente assolutamente internazionale. No? Bobby Baslem era uno che è dedicato ai libri. Cioè lui leggeva, lui proponeva libri a casa editrice, più avanti negli anni 60 ha contribuito a fondare la casa editrice Adelphi, una casa importantissima, e questo libro racconta tutta la sua vita e i rapporti con le altre persone. E non ha lasciato romanzi, non ha lasciato grandi scritti, ha lasciato tantissime lettere, ha lasciato tantissime note editoriali, perché ha collaborato con molte case editrici, l'Astrolabio, un po' anche con l'Einaudi e naturalmente con la Delphi, con tantissime case editrici. In qualche modo è stata una persona che aiutava a pubblicare quelli che volevano pubblicare e al tempo stesso stroncava quelli che riteneva da stroncare e interveniva nelle vite degli altri, anche dal punto di vista affettivo, no? Quindi si è creato anche molti amici e molti nemici da questo punto di vista. Era in qualche modo uno che, come dire, gestiva gli altri. Ecco, è una cosa un po' strana questo. Beh, questo libro lo racconta bene. Allora, dopo aver letto questo libro che mi ha regalato mia sorella poco tempo fa, e mi è venuto in mente, parlando di questo libro, dice che c'è stato un libro che ha tentato di raccontare a suo modo Bobby Baslem, ed è un libro che io ricordo di aver letto molto tempo fa. Ricordo che mi è piaciuto molto, però non me lo ricordavo assolutamente cos'era. Ed era il seguente: Daniele del Giudice, lo stadio di Wimbledon. Questo romanzetto racconta dei viaggi che del giudice, lui, il protagonista del romanzo, ha fatto a Trieste in più tappe, andava sempre in treno, per andare a trovare e parlare con delle persone che avevano conosciuto Bobby Baslem, per cercare di inquadrare questa figura, sia a Trieste sia all'ultimo viaggio in Inghilterra, dove era l'ultima compagna di Baslem, che abitava appunto vicino allo stadio di Wimbledon. Il titolo deriva dal fatto che in una passeggiata intorno alla casa di questa signora ha visto lo stadio di Wimbledon. Questo è un libro un po' strano perché racconta tutti questi incontri e cerca di rispondere ad una domanda. Ma perché Bobby Baslem non ha mai scritto un romanzo? Ha tentato, ha fatto qualcosina, uno scritto l'ha fatto, insomma altri scritti probabilmente non sono mai stati pubblicati. La probabile ragione che danno loro è che, avendo sempre fatto il critico letterario con estrema capacità, con estrema precisione, passare dall'altra parte si sarebbe sentito un po' strano, no? Magari non si sarebbe sentito all'altezza, viste tutte le considerazioni che ha fatto sugli altri. Ecco, questi due libri messi insieme sono molto belli. Io non so se consigliare di leggere prima questo, quello su Bobby Baslem, che inquadra la persona, o prima questo, però da questo non si capisce molto. Leggendo qualsiasi sia l'ordine, quando leggete il secondo capite altre cose del primo che avete letto. Quindi Bobby Baslem, questi sono i due libri che vi consiglio, uno e la due.
buona lettura.